La notte del 10 luglio 1943 la flotta anglo-americana apriva il fuoco contro le coste meridionali della Sicilia. Dodici ore dopo era in corso la prima grande operazione di sbarco alleata sul continente europeo. Col favore delle prime ombre notturne, pattuglie anglo-americane penetrano in territorio italiano. That's the only way out of this hole, is up them steps? Yes, I'm afraid so. We'll have to take a chance. Tony and Junior, go first. Cover us. Just to find ourselves in this village. I don't think we're a damn bit better off than we were. Yeah, it makes me almost as happy as it does you. We've seen in this village we may have the whole German army on our necks. Keep your eyes open and your mouth closed. Se niero stamattina. Se niero, un sonno caro. What did he say? They take us for Germans. That's what happens when you got a face like Swedes. Welcome, camerati. Benvenuti. Non sono sbarcati, vero? This is a hell of a mess. Ma chi sta americani su? Ma che americani? Se mettono un piede in terra, così restano, in posizione orizzontale. They're beginning to catch on that we're Americans. Let's have a look at the inside of the church. Americani, sì. Yes, American. Americani. Americani. Merlin and Joe, guard the door. Harry Jr., check the rear. Boy, this ain't no place for me. Me figlio era allicata fino a 10 giorni fa. Era soldato. Ci facestevo male. Figlio mio santo. Questa disgrazia che succede. What's she moaning about? She's worried about her son. Now we're the fighting ones. Well, I feel for and all that stuff, but try and get some information, will you? Non abbiate paura, signora. Il signor li farà male. Ma che cosa è successo da questa parte? Gesù, parla italiano. Che senti italiano come hanno oggi? Sì, mio padre è siciliano. È nato a Gela. Gela? Io magari sono di Gela. Luca, l'americano di Gela è. A così picca, sì. Come a Tony. Never mind, never mind. Giorno che non si campa più. L'aeroplano che bombardano tutto il giorno. E i tedeschi stamattina se n'era. Un arresto manco uno. Non ne muovemo lo paese, abbiamo a vigliare un morto. Scomparono tutti, magari i becchini. Non si può nascere tuo paese, non si può dire a nulla banna. Non si può burricare nemmeno la sant'anima di Menora. What's the deal? Germans were here before. Is that all? Look, kid, we can't stay here all night. Shake a leg, will you? Quanti tedeschi sono partiti? Dunque, l'americano è di Gela. Come si chiama? Tony Mascali. Non è di Gela. Sì, mio padre è veramente di Gela. Poi venne in America. Non c'hanno stato Mascali a Gela. Ito non è di Gela. Ma non ho capo contro un sacco di storie, buono che ci credete. Finito la libertà. What's he selling? He just says... Quando sono andati via i tedeschi? Stamattina mi sono le mine a tutte banne. Germans left this morning and the place is lousy with mines. Amazing, it took you this long to find that out. Sergeant, I'm sorry. You just don't speak Italian in a hurry. Take some time to Gela. Talk to these people. Take it easy, kid. You know what you're doing. Just take your time. Quanti erano i tedeschi?
tanti figli, tanti erano, 100.000 più, più ancora. 30.000! 30 milioni! Say, kid, if you don't understand this stuff, say so, we'll forget the whole thing. Ask him where the crowds went, will you? Da che parte si sono diretti? Non potete dirmelo. Verso Scaprina, Angiona forse, verso il nord, chi sta sicuro? This guy says the crowds went north. Well, I guess that's as much as we'll get out of them. Ask them if they know where the mines are. E dove hanno messo le mine? Sulla costiera, per andare a nord, solo per la lava si può passare. È pericoloso passare di notte. Ci volesse qualcuno che non uscisse lasciata come Carmela. Ha già due volte che vuole scappare per dire sinni chi suoi compagni. Why, clear way through the bed of an old lava canal. He says it'll be rough going. Venite, venite con me. Find out. Vieni. Che ma una sigaretta? Sì, sì, una sigaretta. Carmela, chi sei sull'americana che ti vanno a parlare? A me, Tony. Oh, sei tu che conosci la strada dalla lava. Tutti io la faccio per portare un pranzo a me peggio. Ma che c'è? Un sentiero o una strada? E lava. Ma non c'è nessuno che ce la può indicare? Qualcuno di tuoi? No, me frate e me peggio sono fuori da 4 giorni. Due volte che tento della sarai chiesa per cercare a Rigi. Hanno paura di mandare a me sola. Vi ci accompagno. Conosco bene la strada. Vengo con voi. Ma figlia, non ci puoi ire su a questa gente sconosciuta. Mamma mia. Come va? Come va? Just like I told you, whole coast is nothing but rocks and mines. The only way north is through this old lava canal. Okay, let's try. Al, you and Sweet stay here. Don't leave the place and keep an eye on the outside. Where does she think she's going? My boys, davvero venire con noi? Sì. Dane wants to lead us through the canal. Are you in your right mind? How do you know this girl? How do you know where she'll lead us? Grow up, will you? Dane stays here with the rest of the outside. Well, it's one or the other. Either we trust the girl or try our luck with the mines. For my dog, I'm less afraid of the girl than I am the mines. Here we are, 6 men with guns. Afraid of a little girl. Okay, if that's the way you feel about it, but don't come crying to me later. Ma dove la portate? Andiamo. Carmela, non ci vedi? Hold it. Take care of the girl, Joe. I guess this must be the place the old man wanted for his old feet. Some joint. Hey, Junior, remember Frankenstein? This reminds me of the old mill in it. Uh-huh. It does, now that you mention it. What a place for a murder. Harry, what would you say if I suggested you go alone and scalp the joint? Offhand, Sarge, I'd reply with a firm but polite no thanks. Nevertheless, I think we'd better split up. Merlin, you and Harry go around that way. Junior, you take the other side. Make it snappy, but be careful. A little chicken tried to fly the coop. Junior ever gets out of this, South Norwich will never hold him. He'll be writing about it for 6 months. I wouldn't mind being in South Norwich myself right now. On my bed. There's a million bats on her, and that's all. I hope we find a treasure up here. Why, what would you do with a million bucks? I'd go to a medic, get his face. Notice the lovely interior decorating, complete with running water and room service. But you haven't seen anything yet. Come on downstairs. There's another room underneath here, too. Watch your step on these stairs. I think there's 10 or 15. I don't know. Hell, do you call these stairs? It's dark as a graveyard at midnight. Damn it, it's dark. Just get that light out, you damn fool. You want to get us all killed? Come on, let me show you around. This place is a real McCoy. The place has a trap door, too. A dark, deep trap door. Hey, you're not scared, are you? Stop worrying, will you? This place is deserted, I tell you. Take a look for yourself. Hey, any witches or steps down there? Even smiling, you look scared to death. You don't look overjoyed up there to me. Well, are you satisfied now? Perché hai tentato di fuggire? Non mi ne capita tagliare i vostri belle facce. Da 4 giorni non mi ha mai bacio a me frate. Io lei a cercare. All right, let's break it up. Let's take off. She still intends to look for her old man and her brother. Well, we have nothing we do but trust her now. She stays here. Joe, you stay with her. What?
That's right. You. All right. So somebody's got to stay. Why me? Let Tony stay. He can talk to the girl. Well, it's like this. First, we have to take Tony along to do the interpreting. Then, Ike and I had a long talk. He said, Sergeant, you have a man in your outfit that is an expert at towels. So, Joe, that's you. It's nice to know the old man's got confidence. You sure I'm the Joe he's talking about? Yes, Sergeant. You ready to see him, Joe? Oh, Lord. Say, kid, thank the girl and tell him we'll be back shortly to take her home. Right. Brava, Carmella. Non deve stare in penna per i tuoi. Se li incontriamo, li porteremo con noi. Tu resterai qua. Joe rimane a farti compagnia. Guarda quanto è carino. Voglio tornare a chiesa. Posso tornare a chiesa? Ritorneremo insieme alla chiesa più tardi. Ciao. Well, take it easy, old boy. Don't get lost now. In un mare, tu capisci? Yeah, mare. Jersey, we have the same blue sea. La barca è buona, un mare è calmo. Forse non vengono più via dalla guerra. Io le vai a cercare, tu stare qui, io andare. Where are you going? You can't leave now. There's fighting out there, capisci? Boom, boom. Walk. Don't look at me like that, it's not my idea. Siete tutto uguale, voi tedeschi, fascisti. Tutti che avete un fucile in mano, tutti stessi siete. Come on. We've got a couple hours here together. I'm in no mood for an argument. Come on, Carmella, smile. Look, I'm Joe from Jersey. I just said that. I wish they sent me home, 54. Shooting star. See? No, I don't mean bombs. Shooting star. Understand? Shooting star. Where I live, you wish on a shooting star, you get whatever you wish for. So far, I've counted 53. Always the same wish. Then if you see another one in 2 minutes, it's a sure sign you get your wish. You can't miss. See? What did I tell you? Now, if I only wasted time on the first one, I'd have it made. Ah, still got it. No, still I got it. Shooting star. You know? You don't see so many where I could be. This story about wishing were true, people would be the happiest in the world. All your wishes would come true. I want a bottle of whiskey. Here's the bottle. Now I want... No, I don't want a sea ration. The sea ration goes to the bottom of the drink. Don't stand there with a mouthful of tea. Say something. You may be more scared than I am, but I doubt it. I don't mind telling you, sweetheart, I wish I were home. Come? What? Riesci a come? You got me. Tony can follow you, but I can't. Look. Paisan. Spaghetti. Bambini. Mangiare. Mussolini. Saint-Luger. That's it. Oh, yes, Carmel. Now, how about you? Your English any better than my Italian? Let's try you one. Look.
Me Joe, understand? Joe. Joe. Good, good. Move to the head of the class. Okay, now try this. Me Joe, boy. You Carmela, girl. Girl. Fine, fine. You're doing fine. We friends, understand? Friends. Friends. Good girl, good girl. Look, Carmela, you dark. You dark. Me blonde. Ah, biondo. Biondo? You know, I can almost imagine I'm home. It's quiet at night like this where I come from. I'm sorry, just thinking about home. Come? Home! In America, sir, it's just this. Yeah, in America, I was a truck driver for a milk company. You like milk? I bring the milk. See? Drive, milk. Ah, ding dong. No, ding dong. Milk! Look. Oh. Latte. Sì, Luca, io avevo vacche. Una volta su una vacca si fece accanare 7 bambini. Bambini? You baby? No. Me? Yeah. Oh, no. No. My sister has little boy Dick. He's 7 and lives with us. You know, we've got a garden. My mother grows tomatoes. My sister and I tied rope on our 2 pear trees to swing on. One day I loosened the rope, my sister got an awful surprise. This is Pop and Mom. This is Dick and my sister Helen. You don't understand. It's my sister. See? Little boy and his mother. She's my sister. Yeah, look. See? You know, she's much better looking than this. People say she looks a little like me. Sorella. Was ist los? Warum hast du geschossen? Ich habe ihn nicht gesehen. Du musst die Nerven besser kontrollieren. Die Leute leiden seit einem Jahr alle an Hirngespinster. Komm, wir gehen. Und doch habe ich nicht gesehen. Hermann, siehst du? Von dort hätte das nicht kommen können. Schon möglich, wollen wir nachschauen. Was für ein? Was kommt das Generalkopf? Bei mir, der Beinkopf ist. Der Krieg hat doch mit Kinderspielen fast ähnliches. Unterschied, dass man den Kumpel ins Kreuz bringen kann. Hier könnte ich romantisch werden. Du bist ein Amerikaner. Hab doch recht gehabt. Das richtige Piratenloch. Jetzt ganzes Licht anmachen. Mensch, da ist sogar das notwendige Stroh. Na, dann los. Wollen wir die Zimmer einrichten und das Hauptquartier aufbauen. Schiet am Bogen, finster wie ein Loch. Die richtige Gegend, um sie das Genick zu brechen. Mensch, halt an, ich... Nee, Gott sei Dank. Diesmal ist wieder glatt gegangen. Pass auf deine Brocken auf und meckere nicht so viel. Ein Amerikaner, wir gehen baden. Hier kriegst du den richtigen Vorgeschmack vom Jenseits. Nee, guck mal an, da ist doch jemand. Mensch, was machst du denn hier? Perché scappato al paese? Avevo paura. Was ist los? Hammerwart. Leg mal hoch. Du paura? Da Amerikaner. Oh, niente paura. Sogar Menschen sind hier zu finden. Was habt ihr gefunden? Noi non ti facciamo male. Noi camerati. Tu hai fatto luce? No. Ich halte die Sprache verloren zu haben. Beste Zeichen für ein Frauenzimmer. Lass es später so. Warum ist der hergekommen? Das könnte gefährlich werden. Wenn sie Licht gemacht hat, dann ist noch andere Menschen hier sein. Ach, Quatsch. Hast du nie Mädel im Wald gebracht? Junge, wie eine reife Birne. Jetzt gibt für uns drei was zu tun, es bleibt doch noch was übrig. Ist das eine ewige Kletterei? Sag mal her, was er gefischt hat. Che fare tu qui? Tu non essere qui per paura. No, no, tu avere qui appuntamento con fidanzato, eh? State fermo. Tuo fidanzato essere molto stupido perché non venuto. Ho ragione io, eh? Indovinato. Fritz, ich glaube, du hast schlechte Absicht. Bin völlig untauglich dafür. Völlig untauglich. Bei der Kost und der ewigen Rennerei. Wette, es wäre lieber gewesen, Fass Wein zu finden. Beide, Fass Wein und das Mädchen obendrauf. Mir würde auch Wasser genügen.
Ich habe Durst. Hast vielleicht Komplexe? Willst du vielleicht Milch haben? Noi avere sete. Tu trovare acqua? Va bene. Molto lontano. Vado. Junge, heute Nacht ist Überraschung. Natürlich. Der Herr immer vornehm. Und wenn sie nicht wiederkommen, bei unserem Aussehen? Wir uns noch mehr zurückziehen müssen. Vielleicht bis Palermo. Rückzug? Bei uns gibt's keinen Rückzug. Morgen gibt's einen Gegenangriff und da werden sie laufen wie die Hasen. Bis nach Ägypten. Ach, bis zum Teufel. La guerra passò rapida attraverso le regioni dell'Italia meridionale. L'8 settembre i cannoni della flotta alleata erano puntati contro Napoli. Infranta la resistenza tedesca a Salerno, gli anglo-americani sbarcarono sulla costa amalfitana e alcune settimane dopo Napoli era liberata. Il porto di questa città diveniva il più importante centro logistico della guerra in Italia. Bachiere egiziano che sfida la morte, nome d'acciaio. Attenzione, attenzione, guardate che zuppo che fa! Signore e signore, se potesse scasserare, ma non da scasso! Guardate, guardate che zuppo che fa! E ciò, dai! Tutto sei pazzo, è un fenomeno! Passa, ma che te ne va? Accanto a Busco lì! E l'uomo tutte cose a me! Ma va, passo la porta a Busco, qualcosa era no! E tu ci lasci solo su! Tu ti imparare a mangiare a fuoco! Guarda, ti avevo detto che la mangi la cosa, puoi scusare che no. Guardala là, guardala là, hai il mio.
acca, devo buscare 50 lire. No, non voglio uscire. 100 lire, è buono. No, non voglio uscire. 150 lire, va buono. Caggia, guarda Camille. Tanto attento si viene la polizia. Stiamo a catenare un negro. Guarda che belli denti, già ci spiro un 100 lire. Ora ho giù visto, dove tu sei? E non è via, già. E tu non hai giù visto. Toto, you promised to take me to Angelina. Aspie! Take me to Angelina. Dammi la lì! Aspie! Dammi la lì, tu mi accetti di che? Aspie! Vattene a qua! Tac te 3.000 lire. Altri 3.000 lire, tu mi accetti di che? Vattene, vattene, 3.000 lire a battere. Ma pure su sto piccirino. Maestro. This is for you, Angelina. You listening? Non dormo, è la parte. Dammi a
me! Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows my sorrows. Nobody knows the troubles I've seen. Glory, hallelujah. Questa è la chiave casa. Le case sono aperte, ma la chiave non serve più. È andato buono, ma non mi è piaciuto proprio. Well, how much can I get for that, Mr. Jumpman? Do you like this ship, Mr. Ariel? Oh, it's wonderful. Would you like to have a little storm for your personal amusement, Mr. Ariel? Yeah, bring it on, bring it on, Admiral, bring on the storm. Vroom, vroom. Vroom, I love that, Mr. Admiral, bring it on, bring it on. You see that storm, Paisan, I love that. Bring it on, Mr. Admiral. What do we do now, Admiral, in the storm? The Admiral said there's a plane ready. Come on, Paisan, we'll get into the plane. Come on, Paisan. Ram. I love this plane. Look at the skies. Look at the skies. Not a cloud in sight. And a million stars. If I had two ropes, I could swing here forever. I love this Paisan. I love this Paisan. There's New York. New York. New York. And there's Luna Park over there. Yeah, and there's a million skyscrapers with 1,000 lights to welcome me home. I'm a hero. I'm a hero, Paisan. And I'll take you up Wall Street. Up Wall Street. With a ticker tape for me. That's for me. The celebration for me. Yeah, for me. For me. And you. And there's City Hall over there. I'll introduce you to the mayor. Hiya, Mr. Mayor. He says everything is prepared for me. Now we'll go up Broadway. Broadway's the biggest street in the world, and it's my street. I own Broadway to the Waldorf Astoria. When we go into the Waldorf Astoria, you have to be careful. Only the elite. Now we're in the Waldorf, and look at the big, thick cushions and the gold furniture. 1,000 servants, all for me to serve me because I'm a hero. I'm a hero. Now we're going to eat. Look at the food. Look at the food. Caviar, there's chicken, there's turkeys, wine, whiskey, beer, champagne, everything for me. Eat as much as you want, Paisan. Eat it. I've got enough to eat now. I think we'll go to sleep. Come on, we'll go to sleep. Paisan, come on the train. We have to get ready to go home. It's going to take me home for another celebration. There's just celebrate for me every day. Going home, going home, going home. Going home, 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 going home. I don't want to go home. My home is an old shack with tin cans for doors. I don't need that key. I don't want to play no more, Paisan. I don't want to go home. I don't want to go home. I don't want to go home. Joe. Și durul, mi m-ar rubeșca. Little rats. Yeah, I'm talking about you and 1,000 little kids just like you. Why do you steal? No, capiche. No, capiche. I make you capiche. To steal, to take. Things that don't belong to you. See, okay? Yeah, America's rich and kind, but not me. And it's your fault. Yeah, I'm thinking about my first days in Italy, how my friends used to tell me stories about you little... They could see me now. And just 3 days ago, a little hooligan like you stole my shoes right off my feet. If I could get my hands on him, and I will, and when I do, I'll boot him in his pants so hard he'll see stars. No. Trying to bribe me. Well, I'll be. Come on, get out. Come on, get out. Let's have a look. Why do you steal? Why do you steal?
Huh? Let's have a look. I wouldn't be surprised to find a battleship in your pocket. Take it off. And where'd you get this sweater? Huh? Where'd you get that sweater? Where'd you get that sweater? I suppose you want to fight me now, huh? Well, you come back here. Come here. Come here. Kill you. You don't get it. Come on, put this hat on. You don't get away from me. Put it on. Put this coat on before you catch cold. You don't think it's all over, do you? You'll have me running after you, you little rogue. Come on, put it on. Put it on. Put it on. All this. You stole my shoes. Dove ti ritti, caro di lavoro il mio? Where do you live? Take me to your home. Dove è casa? In una den. Come on, you take me. Get in. Come on, get out and get my shoes. Come on, get my shoes. Come on. You brought him back. That's all right. We get this all going, eh, Gabby? Wait a minute. These are not my shoes. Come on, take me to your mother and father. How many shoes do you have? Signore, ti devi fare. Where's your mother and father? In the garden. Dove è mamma and papa? Mamma e papà non ci stanno più, sono morti. E bobo, bu, bu. Capisci? Bobo, bu, bu. Tragica sosta a Cassino. Il 22 febbraio 1944 sbarco alleato ad Anzio. Angosciosa attesa di Roma. Dopo una serie di battaglie durissime e sanguinose, lo schianto tedesco. Passano per le vie di Roma le truppe di Kesselring in fuga. Miracolosamente intatta, la città saluta i liberatori. 4 giugno 1944.
Fascio da spaghetti, America! America? Signor Tappacchetti, America, ce l'avevo. Ehi, ha cominciato il mio soccorso, ma noi siamo un giorno. I know you can't do that. What? See, it ain't gonna work. Boy, you should have been here a few months ago when we took this town. It was really exciting. Everybody came out, they kissed us, they threw flowers at us, they gave us anything we wanted to drink. That's pretty good. Boy, if I'd been here, I sure would have got kissed. Oh, hell, I'd got drunk myself. Che vuoi? Che vai cercando? Tutta la sera che sta brutta disgraziata sta a guardare a sta parte. Ma sai che bello spettacolo? Prego. Ma con chi ce l'hai? Con sta burinaccia. Burinaccia! Oh, shut up! Basta sciacqua piatti, ma sai la fame che si fa quando se ne vanno via questi? Basta, signore! Devi andare a pestracci come hai fatto sempre! Sulle spalle. No, non l'ho visto. Grazie. Briglie di bombardieri attaccano ponti ed installazioni nell'Italia del Nord per impedire che i rifornimenti affluiscano alla linea gotica. Grazie. Numerose le centrali. Stia tranquilla, questo si addormenta subito. Come? Speriamo che non faccia cagnare. Accidenti, mi hanno rotto il vestito. Sono dei bei cafoni i vostri militar polis. Ma perché ve li siete portati appresso? Buon
What is your name? Fred. Così freddo in America. Vieni da fronte? You come from? Non ti spogli, amore. I vestiti. No. Però che maleducato che sei. Ma sei simpatico, sai. Scaldami un pochino. Ma che cos'è? Non parli. Oh, non ti vergogni, un giovanottone come te. Se non ti piace, potevi pensarci prima. Già, sarei stato tutto il giorno nei bar. Ma non è meglio una ragazza? Sure, the bar was full of girls. Rome was full of girls like you. Già, Roma è pieno di ragazze come me. Yeah, now you're all alike. Before it was different somehow. Remember when we first came into Rome? Long ago was it? You know when we finally broke through. The girls were all happy and laughing. Fresh, full of color. And beautiful. It gave us a funny feeling. And now it's all different. You should have seen the one I knew. Her name was Francesca. The sun was spread out all over the place, and everything was just like summer is. And for 4 hours, I was shut up in the dirt of that tank. Sa, le tubature sono rotte e allora... Grazie. Non sarà molto fresca però. Siamo senza acqua da 2 settimane, allora... Non ho un bicchiere, molto acqua, per lavare, per wash my face, la faccio. Ah, mi scusi, non avevo capito. Di qua, prego, si accomodi. E questo il sapone, non ne abbiamo altro, non è tanto buono. Questo è l'asciugamano. Grazie. Faccia pure con comodo. Sorry about the pipes, but it won't last for long. We had to tear down to build something new. Worth all the tearing down to finally get here. Today's a wonderful day. I love the American in their language. Mi piacciono le italiane. Loro lingua, occhi, capelli, loro corporatura. Where is your uncle from? Huh? What's my uncle got to do with it? Before bedtime, I always gargle. Quando il ladro vide il poliziotto, voltò l'angolo e scappò. Non ho niente da offrirle. Forget it. Hey, you got a piano? Oi Marie, I don't know the words. And you know this song? Dee-dee-ra-ra-ra-ra.
contenta? Yes, very much. Everybody is happy. Vi abbiamo tanto aspettato. Perché ci avete messo tanto tempo per venire qui? What? Non capisco. Perché tanto per venire a Roma? Ah, yeah. A long time. Molto difficile. Now, everything's over. We're here. Siamo qui. Siete qui. What's the matter? Paura? No paura. Contenta. Tanto contenta. Non sembra vero. È stato tanto brutto. Tanto brutto. Non brutto, bello. Bello qui, bello a Roma, bello tutto. Bello tu. La cioccolata. Sì. Gotta go. Va via. I've gotta go, but I'll come back. To find her when I came back. I took Italian so I could talk to her. Just to say her name right. Francesca. Yeah, and what a name. Perché non l'hai cercata? Perché? How can I find that square and that church? Non ricordo. This damn town. La fontana in mezzo alla piazza. Yeah, I've walked all day. On every corner it's the same. Another fountain and another church. All the squares are the same. E la casa di Francesca era rossa e aveva un grande portone, più grande degli altri. Maybe she wants to see me too. She said ritorni. What's the use of talking about it? She's probably like just like all the rest. Anche lei è diventata come te. No, lei no. Ci sono tante ragazze brave e buone che lavorano, che hanno lavorato, che hanno saputo difendersi dalla fame e dalla miseria. Lei è una di quelle. There was a tree in the courtyard. Un albero nel cortile. C'è ancora. Ma non è più fiorito come quel giorno. Io so dove è la casa di Francesca. Yeah? In piazza dei Quiriti, al numero 8. Ok. Vada lei domani. La troverai. Ti aspetto. Where are you going? Buono, Fred. Sleep. Tomorrow. Francesca e te. Mi raccomando, la prego. Stia tranquilla. Lo ricordi di andarci. Stia tranquilla. Ecco il sorelle. Give me a light, will you? Yeah. Have you had a good time in Rome? Yeah. I've been hitting that chow line all day. Hey, what's that you got there? Address of a whore. Antonio, che ore sono? Sono le 10:30. Non è venuto nessuno a cercare? No, no, signorina, non è venuto nessuno.
truppe tedesche incalzate dagli alleati fuggono attraverso il Lazio, l'Umbria, la Toscana. La battaglia si riaccende per qualche tempo sui colli attorno a Firenze. Ma nei primi giorni d'agosto le truppe dell'ottava armata liberavano quella parte della città a sud dell'Adda. Al di là del fiume, i partigiani italiani insorti combattevano contro i tedeschi e i franchi tiratori fascisti. Ambulances are here. Which cases shall we take first? All right, get the three cases down at the end. And you two fellas can ride with the ambulances. What happened here? Siamo feriti, dottore. That's all right, come along. You fellas can ride down with the ambulances, too. Goodbye, girls. Goodbye, have a good time. Will you girls come along here and help me? All right. Dottore, how are you? Get them men down here. Watch them men there. Mi fa male l'occhio, sora miss. Priscilla, you get me them alcohol sponges. And Marcia, get me them dry sponges from up there. Come along. Fa male? Vediamo un po'. Don't worry, andrà tutto bene. Lei spicca italiano? Sì, ho vissuto a Firenze per qualche anno. Mi hanno ferito come un fesso. Ero insieme con noi compagni sulla piazzetta del boschetto. Ci si sentiva proprio un gamba, si era fatta una bella dormita dopo quella popò di sparatoria su un Garni. Sull'Arno? Dove? A Firenze. Noi si è aspettato un bel po' che gli inglesi venissero avanti, capirà, stavano al Galluzzo. Allora gli inglesi sono in città? Sì. Perché? Lei non lo sapeva? Oh, sì, lo so. Soltanto si sono fermati di guardarno e siccome noi si aveva le mani legate e non si poteva far più nulla, allora noi altri gli siamo andati incontro. Da quanto tempo ha lasciato Firenze? 2 giorni. Ma a quest'ora avranno occupato anche l'altra parte della città? Ho paura di no, perché i tedeschi gli hanno fatto saltare tutti i ponti e gli è rimasto in piedi solo il ponte vecchio, però hanno fatto saltare le case in cima e in fondo. Dove abita lei a Firenze? Io non sono di Firenze, sono di vicino Lucca, ma mi sono aggregato alla brigata Valdarno perché in quel momento avevano un gran bisogno d'uomini. Sì, ma non ha amici, non ha nessuna conoscenza in città. Perché lei conosce forse qualcuno? Sì, avevo tanti buoni amici. Mi dica, ha mai conosciuto un certo Guido? Guido Lombardi, un pittore. E chi non lo conosce a Firenze? Vorrei tanto vederlo. Credo che sarà difficile rintracciarlo. Difficile? Ma dica impossibile. È il nostro capo, ma è diventato una specie di fantasma. Tutti ne parlano. Ma dov'è, non lo sa davvero nessuno, il famoso lupo. Lupo? I'll take over, Harriet. You'd better go get set. Your transportation's here. But, doctor, I've asked you before. No, you'd better go. You've been working too hard. Ehi, ragazzi, eccoci qua. Che lo smorfia. Say, quiet over there. Silenzio. Hanno beccato anche te. All right, sit down there. Oggi è tutto sistemato. Porta e risposta. Come help me. Bene. Un colpo solo. Gli è venuto giù come un sacco di patate. Bravo, bravo. Bravo. Ha visto le tocche di figliole queste americane? When you screw that come here, non mi fare quella faccia da funerale. La rivedrai la tua mogliettina. No, di lupo non si sa nulla. Di lupo? Chi dice che è ferito? Chi dice che non è ferito? Chi dice che è in città? Chi dice che non è in città? Certo che a Firenze gli ha fatto un lavoro con i fiocchi. E ci credo anch'io. E col mio aiuto, eh. In città avevo organizzato tutto di molto, ma di molto bene. Specialmente ora, prima dell'occupazione dei tedeschi, si faceva le cose alla luce di giorno. Listen, doctor, I don't want to make any trouble for you, but you know that if I go to Rome, I'll sure be reassigned after my leave, and I'll never get a chance to see Florence again. I know, Harriet, I'm sorry for you, but you still have to go to Rome and get some rest. But I want to stay here. I must get into Florence. Now, don't get excited, Harriet. Take it easy. Come on, Harriet, listen to him. I'm sure we'll have a lot of fun in Rome. Harriet!
scusate, avete notizie di Lupo? Di preciso si sa nulla. Sta combattendo sui Mognone con degli altri partigiani. Ho sentito dire che gli è stato ferito. Ma sa, chi lo può dire che succede di là d'arco? Grazie. A casa gli è rimasto solo il babbo. Sono arrivati i camion inglesi. Davvero? Signora, signora, mi riconosce? Sono quello che abita al numero 15, di fronte al suo palazzo, si ricorda? E lei è la fine del mondo, figliolo mio. La fine del mondo, perché sei tanto peccato. Signora, sa niente di mia moglie, del mio bambino, li ha veduti. Ma la lasci stare, povera donna, non vede come l'è ridotta. Lei è suo figlio, vero? Sì, e con questo... Beh, voi venite dall'altra parte, ma è possibile che non sappiate proprio nulla? Ma che la vuole si sappia noi? Con tutto quello che è successo, è altro da pensare. Massimo! Ma che fai? È vestita in quel modo. Volevo venire a Firenze, ho dovuto fare così. Ma non spererai mica di trovarlo qui. Se è un partigiano, sarà certo di là d'arco. Aiutami, ti prego. Ma che posso fare per aiutarti? Non è qui assolutamente. Non ho la minima idea dove poterlo trovare. Il primo giornale uscito a Firenze! Lupo ferito sul fronte dei Borghi! Il giornale! A me il giornale! A me il giornale qua! Hai visto, papà? Gli è proprio vero che ha ferito Lupo. Brutto canaglie, il più bravo ragazzo del mondo. Lo conosceva lei? E come no, siamo amici? Quando ero piccino mi ha fatto un ritratto grande così. Era anche un bravo pittore, sa? Proprio in gamba. Massimo! Massimo! Basti! State bassi! Da che parte spara? Spara una mitragliatrice da via dei Bardi. State attenti che là di anche gli ho toccato una granata. Guarda, la mia casa è laggiù oltre quel viale. May I have your glasses, please? Could I have your binoculars, please? Baptistry is the one near the church. It was built at a later date. I once saw a picture of the doors of the baptistry. Rather like those of Salisbury Cathedral, I thought. What are they waiting for? Why don't they enter the city? The situation's not clear yet. We'll probably be here in strength tomorrow. But the Germans retreated when you first arrived. How do you know? That's what we're here to find out. Sir, is the Ponte Vecchio guarded? Sorry, I don't know anything. I have no idea. But will they destroy all the town? Will they blow up the bridges? All the buildings? Why should they stop at Florence? They've destroyed half of Europe already. The poor fools. The Jerry's always put their foot in it. That's why they're going to lose the war. Can you tell me which bell tower that is, old man? I'm sorry. I don't know. Thank you. Al Comitato di Liberazione Nazionale, lì forse sapranno qualche cosa di lui, ma di là d'Arno. Che notizie ci sono? Lasci credermi che voglia anche a me d'andare dall'altra parte a cacciar via quelle canaglie che sparano da Betti e da Campanili. Ma contro chi sparano? Ci sono molti partigiani in città. In certe zone, ma i fascisti sparano per sfogarsi di rabbia, anche contro le donne che vanno a prendere acqua alle fontane. Ieri sera ne hanno ammazzate due in via Guerpa. E questi stanno ancora lì? A guardare il campanile 18 con il cannocchiale. Ma lei come sa queste notizie sulla città? Dal telefono. E per dire, c'è un cavo telefonico che ci unisce alla città. E io non potrei. Lei deve aiutarmi. Non ha famiglia, lei. Che posso fare? Potrei accompagnarvi fin là, ma non farò passare nessuno. Fin là dove? Mi dica dove. Via, signori, non mi faccia dire. Sappia che si può passare, ma io non ne so nulla. Provi, passerà come sono passati gli altri. E va bene. Ma come? Dove? Un piccolo sforzo di fantasione, è difficile. La galleria degli Uffizi. Ah, io non ne so nulla, Lei non mi ha detto niente, stia tranquillo, grazie. Grazie. Oh, senta, non passi dal palazzo perché la galleria è interrotta. Grazie.
Gigi, che fortuna. E dove ti scusi? Senti un po', io devo passare dall'altra parte. Padronissimo, si accomodi. Gigi, non scherzare, ti prego. So che dalla galleria degli Uffizi si può passare. E con quel captain? Ho saputo che qualcuno è passato, devo passare anch'io. Ma non è passato nessuno, ti hanno raccontato delle balle. Senti, la galleria c'è da centinaia d'anni e queste non sono storie. Che altri non abbiano potuto passare a me non importa, io vado, caro mio. Tu non vai in nessun posto, te lo dico io. Sei buono, Oliva. Io sono padrone di andare dove voglio. Sì, ma non sei padrone di fare il bischero e di comprometterci tutti quanti qui. Ascolta, tu sai che si passa e non sei solo a saperlo. Ma ti rendi conto di quello che succederebbe se se ne accorgessero? Finora non se ne sono accorti per un caso. E poi, quando arrivi alla fine della galleria, che fai? Nel palazzo della signoria ci sono i tedeschi. A Firenze c'è lo stato di emergenza, nessuno può circolare per le strade. Appena arrivato t'acchiapperebbero immediatamente. Anche per i dottori e gli infermieri degli ospedali è difficile circolare, hanno il permesso. Tutto dipende da come gli gira i tedeschi. Harriet, è una pazzia! Ma almeno dove trovarlo? No, ma so che lo troverò. Stai attento, che tutta la città è in mano dei tedeschi. Cerca di procurarti un bracciale della Croce Rossa, magari. Capito? I partigiani hanno soltanto il quartiere di San Jacopino. Va bene. Da 20. Sono 3 giorni che battono quella zona. Per me, per tutti i miei, sbagliato. Scusi, per andare a San Jacopino, da che parte passo? Oh, San Jacopino vede quelle borghe ogni santi, non ha che scendere da quella parte. E ci sono ancora tedeschi per le strade? I tedeschi, no. Da via Borgo Prato fino alle Cascine sono 2 giorni che sembra che si mano ai partigiani. Si combatte? Forse lì possiamo avere qualche notizia di lupo. Da quanto tempo combattono? 2 giorni. Sì, è cominciato l'altro ieri notte. Sente, questa è la voce dell'88. Signor Maggiore, ha detto la signora di scendere, che non può stare in pensiero. Ma no, che è tutto tranquillo. Poi non mi posso muovere adesso. Ditegli che mi mandi l'elmetto. Va bene. Lo prendo per il sole, perché io so dirvi al millimetro dove passano le pallottole. Ho fatto tutta l'altra guerra, io. Quella vera del 18. Renato, un'altra pianta. Oh, bene, 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 bene. Vediamo. Vediamo. Ecco, sono a Galluzzo.
passare subito la voce, passare l'ultima pizza. Sì. Lei abita in questo palazzo? Mi dica da che parte si scende. Provi Peti, stia attento, sa, perché molte tegole sono rotte e gli è pericoloso. Ancora la mitragliatrice da 20. Arrivederci. Grazie, maggiore. Buona fortuna. Vengono da Palazzo Pitti! Ci sono gli inglesi che hanno portato tanta farina bianca! Davvero? Proprio la farina bianca? E quante ne hanno portate? Ce ne sarà per tutti? Sì, sì, molti sacchi, li ho visti io e ne porteranno ancora! O perché si sono fermati? Perché non vengono avanti? Perché non vengono avanti? È una parola! Perché? Perché i tedeschi hanno fatto saltare tutti i ponti l'altra notte! Tutti i ponti, mio Dio! Ho una zia che abita vicino al ponte di Santa Trinita e anche le case vicine sono crollate! No, no, solo quelle intorno al ponte vecchio! Ma che aspettano ad avanzare? I partigiani hanno occupato San Jacopino, comandano loro là! Ma che hanno? I gallini? Vede quella donna con i fiaschi, viene di là! I partigiani hanno liberato la zona, si può circolare! Ma è lì che io devo andare, da che parte passo? Dal nostro cortile passa il giardino ad Uccellai e di lì a Porta Prata sono due passi e fa un momento! Bisogna stare attenti, ci sono i fascisti che sparano dai tetti! Ah, di quelli non ho paura! Arrivederci, grazie, indietro. Di dove vieni? Ah, vengo dal centro, devo andare al ponte alle Mosse, ho la famiglia che abita là. Anch'io vorrei andare lì, ho dei parenti, ma non fanno passare proprio nessuno, sa? Per forza, ci sono fascisti tedeschi laggiù. Ha fatto saltare delle case? Stai dietro. Lei non sa? Ma ha nominato palazzi? Non so proprio nulla. Stamattina laggiù si vedeva tanto fumo. Grazie. Tu può passare. Carlo, sei tu, non mi riconosci, sto lì di faccia. Sì, ti riconosco, ma io devo passare. Andare. Ma c'è battaglia. Ho i miei di là. Ma è pericoloso, ci ma sono fascisti. Ma io ti ho detto che devo vedere la mia famiglia. Ma che ci vuoi rimettere la pelle? Ma se sono lì. E va bene, via via, si domanda in capo, forza, su. Oh, Marco. Oh. Dì, guarda, e questi vogliono passare. Va bene, lascia passare, avanti, avanti. Va bene! Attenti ragazzi, che laggiù si muovono, eh! Avanti! Marco, guarda, questo lo conosco io! Alza là! Dove tu vai? Vado qui vicino. Ma che sei pazzo, non si può attraversare la strada ora! Senti, lasciami andare, ho mia moglie e il bambino in quella casa lì di fronte. Un momento, lasciami passare, ti prego. Oh. Marco!
Oddio, Marco, vado a casa mia per dire che mi è successo questo guaio, che non stiano in pena per me. Oh mamma, mi sento tutto freddo giù. Marco, oh Marco. Oggi è andato tutto male da che è morto Lupo. Lupo. Guido. Ora non mi farà più cicchetti, Lupo. Poi stiamo per essere. Non vuole più sé. Non c'è un altro. Dio La linea gotica è una muraglia naturale inespugnabile. Ogni più piccolo villaggio deve essere aspramente conteso al nemico che si difende con accanita disperazione. Fratelli, ringraziamo il Signore che ci ha liberati da ogni pericolo. Se mia moglie mi avesse dato mente a me, i maialini li avessimo messi in te conventi, i tudeschi non ce li portavano mica via. E piglia due polastri, va là. Questi sono i miei. What? 500 years old, eh? Well, it doesn't show its age, bambino. So I can't help thinking that by the time this monastery was built, why, America hadn't even been discovered as yet. An immense wilderness. These walls, these olive trees, that church bell were already here. This time of the evening, 500 years ago. Everything had the same soft color. Is that from Shakespeare? No, Captain Bill Martin. I'm deeply moved, Chappie, but I hope these monks are more up to date. Sia lodato Gesù Cristo. Buonasera, sempre sia lodato. C'è il padre superiore che vi aspetta. Andiamo, ragazzi, andiamo. Andiamo. Ciao. Ciao. Arrivederci. See how these stairs were worn. Footsteps of monks for 500 years. Thank you.
Pace sia con voi, fratelli. San Francesco vi benedica. Noi siamo tre capellani americani. Captain Jones. Pleased to meet you. Captain sì. Feldman. How do you do? Me, sì. Captain Martin. Possibile passare la nuit ici? La porta del nostro convento è aperta per tutti. Fra Pacifico, prepara intanto tre cellette per questi signori. Questi sono gli altri nostri confratelli, il vicario, il sostituto, l'organista. Favorite. Favoriscano, si accomodino. My, it's very nice here. Prego, sedetevi. Thank you. Una sedia, padre Claudio. Thank you. Sit down. Prendete gli emmetti. Vorrei domandare notizie del mio paese, San Leo. Adesso glielo domando. Grazie. Scusi, reverendo, vorrei... È troppo buono, troppo gentile. No. Grazie. No. Maybe they'd like some candy. Father? Scusi, reverendo, potrebbe darmi notizie di San Leo? San Leo? There was a German in every single hole. They were hiding everywhere like rats. È molto distrutta? Non molto distrutta. Grazie. For you, Father? There we are. Grazie, grazie, grazie infinite. Mm-hmm. Dirò per voi una bella preghiera particolare alla Madonna per il soccorso spirituale e temporale durante mm-hmm. il bene, corso... Bene, bene, fra Raffaele, abbiamo sì, capito. Sì, padre guardiano. È un liquore questo che ricaviamo... dalle mele del nostro giardino, reverendi padri. Vogliono gradirlo? Prego. Grazie. Grazie, padre. Grazie. Grazie, I never touch the stuff. Alla santé. Ave Maria. Fine. Grazie, Plena. Le cende sono pronte, padre guardiano. Reverendi, vogliono accomodarsi? Thank you. Che persone quei tre capellani? Padre guardiano, hanno dimenticato l'elmetto. Non impressionatevi, sono in quell'altro corridoio. Resteranno con noi questa sera? Saranno nostri ospiti a cena. Mm. Certamente. Divideremo con essi quello che c'è. Mm. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Cosa ci regali questa sera? Dei broccoli. Sono sufficienti per tre graditissimi ospiti che abbiamo con noi questa sera? No, sono pochi. Possiamo mescolarli con qualche patatina. Sono poche anche le patatine. Giorni fa ho visto in giardino che l'albero di pere cominciava a dar frutta. C'è ancora un mese per maturare, poi sono selvagge, non sono mica buone. Cerca di fare del tuo meglio. So che posso fidarmi di te. La divina provvidenza ci assisterà. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Un'offerta preconvento. Perché grazie, ci ha salvato i nostri grazie, animali. San Francesco vi ciao, benedica, papà. Grazie. Aiutami a portare la roba, eh? Grazie. Voru patò da noi, la enumele colom, a
Acerbi tuo Roma, arriva Robin. Prego, prego. Meat and vegetables. Curry and vegetale, buono. Cacao, burro, latte. Carne ancora. Ah, tutti molti buoni mangiate. Andare dopo. Ah, toothpicks. Guardate mo, fra Felice, cosa mi hanno dato. C'è dentro le uova, il burro, la cioccolata. Ma come, le uova nelle scatolette? Agli equidenter. Ma è possibile? Fammi vedere la cioccolata. Ma guarda un po' questi americani e li studiano tutti. Dammi il corpo. Attento, padre Salvatore, potreste farvi male ai diti. Non è cosa per voi questa qui. Latte. È buono. Sorbole. Qualunque cosa vi si piantasse non cresceva mica. Ora è diventato il pezzetto più fertile del nostro giardino. Un miracolo del nostro fra Raffaele. Buon odore. Mentuccia. Sì. Buonasera. Oh, molto bella giardina. Buonasera. We've just been talking about miracles. I'm inclined to believe you. Where else could they happen but here? Lui molto cattivo. No, buono. They're really fine fellows. I only wish I could speak their language well, so I could talk to them and ask them a few questions. No need to ask any questions. You'll find everything very clear and simple here. Scusatemi, devo andare. Sì, padre. He's very young. He's 25. Don't you think he's too young to be in here? No. He told me that he always wanted this vocation. That since he was 10, he always wanted to enter this monastery. I think one can really be in peace with his Lord without relieving himself from the world. After all, was created for us. The world is our parish. How can they judge us in life if they don't know what it's all about? Buonasera. Come del Padre, Figliolo, Spirito Santo. Ave Maria, grazie prima, te come il tuo mondiere, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, scudero le morti nostri, amen. Ma perché non pregano? Loro due molto cattivi. Lui protestante, lui ebreo. I'm Martin Luther. Padre Salvatore, è uno dei cappellani, è vero? Cos'è? Vieni qua, uno dei cappellani ebreo. Oh, San Francesco misericordioso. Padre Claudio, uno dei cappellani ebreo. Proteggeteci voi, aiutateci. Cosa c'è? Oh, uno dei frati ebrei. Ma no, non si preoccupi, non bisogna. Un ebreo è nel nostro convento. Quello piccolo è protestante. Lutero. Le eresie di Lutero, il protestante massimo. Cosa c'è, figlioli benedetti? Dei tre cappellani, uno è ebreo e l'altro è protestante. Due anime perdute, padre guardiano. No, nessuna anima è perduta finché in vita ed abbia la volontà di salvarsi. Ci sono continue possibilità di redenzione. Possiamo fare qualcosa per esso, fratelli.
Mi perdoni se le rivolgo una domanda, reverendo. No, certamente, padre. Lei è vissuto per molto tempo insieme con gli altri due sacerdoti? Siamo stati insieme per tutta la campagna in Italia. 20 mesi, 21 mesi. Sicilia, Salerno, Roma, Firenze. Sono dei buoni amici, dei cari amici. Ho per loro molta ammirazione. Non ha mai tentato di condurli sulla via della vera religione? Non ha mai tentato? Ma padre, il protestante e l'ebreo sono altrettanto convinti di essere sulla strada della verità. Eppure noi sappiamo che si sono nell'errore. Lo sappiamo. Oh, sì, sì, certamente. Ma dobbiamo, con ogni modo e con ogni maniera, cercare di poter salvare quelle due anime che potrebbero perdersi. Sono cattolico, padre, e sono un prete. E credo umilmente di essere un buon cattolico. Mi scusi, reverendo, non volevo ricordarle dei doveri. Intendevo dire, voi siete dei cappellani militari. Nella missione che adempite, vi esponete allo stesso rischio, agli stessi pericoli dei soldati. Non ha mai pensato che i suoi due compagni potrebbero mancare a questa vita da un giorno all'altro. San Paolo dice, omnes quidem resurgemus, sed non omnes mutabimus in gloria. Ma chi è in buona fede, in novissima tuba surget in gloria. È vero, ma ha scrutato le loro coscienze. Ma è sicuro che siano in buona fede? Ha mai parlato con essi su questi argomenti? No, non ho mai scrutato le loro coscienze. Non ho mai discusso con loro. Non ho mai chiesto nulla. Perché non ho mai pensato di poterli giudicare. Li conosco troppo bene. Sono dei buoni amici. Forse voi, questa pace, in questa atmosfera di meditazione indisturbata, mi considerate colpevole. Non mi sento in colpa. Non ho nulla di rimproverare alla mia coscienza. La regola, reverendo, ci invita al silenzio durante i parti. Mi dispiace di non potervi dispensare. The father says to keep silent during the meals. It's a rule. Seguendo con fratelli, nel 1722 padre Salvatore di Salerno,
1743 padre Giambattista da Imola. 1844 padre Teodoro da Marino. Leggi con te, Madonna e Domino, non so se tu sei a te, perché sei tanti in pace. Amen. Servitevi pure, buon appetito. Ma vogliamo aspettare voi, tutti voi. Noi digiuniamo. Perché? Perché la Divina Provvidenza ha inviato in questo nostro asilo due anime sulle quali dovrà discendere la luce evangelica. La nostra umana presunzione ci fa sperare che con questo umilissimo fioretto possiamo ottenere dal cielo un gran dono. Perdonatemi se non osservo la vostra regola, ma voglio parlarvi. Voglio dirvi che ciò che mi avete dato è un così grande dono che io sento e sarò sempre in debito. Ho trovato qui quella serenità di spirito che avevo perduto negli errori e nelle miserie della guerra. Bella commovente lezione d'umiltà, semplicità e pura fede. Pax hominibus bonae voluntatis. Al di là delle linee, i partigiani italiani e i soldati americani dell'OSS, fraternamente uniti, combattono una battaglia che i bollettini non registrano, ma forse più dura, più difficile, più disperata. Well, be careful of that German tower down there, Tedeschi. Non mi interessa, io vado lo stesso. All right, I'll go around the beach and explore that mine and attract their attention. Tabasco, guarda di far bene, eh? Okay. Thank you.
What have you heard from 15th Army Headquarters? General Alexander's headquarters have confirmed the message to cease all operations and for all partisans to return immediately to their homes. There's another partisan in the poll. These people aren't fighting for the British Empire. They're fighting for their lives. What else did headquarters have to say? I told them we were completely cut off and that from one moment to the other. What the devil do they expect us to do? Have you told them we have no ammunition, no food, and no possible means of defense? I told them our entire situation. Their answer is still cease all activity. What do they expect us to do? We're entirely surrounded by Germans. I'm expecting a confirmation from my last message. There's supposed to be a plane coming over tonight to make a food and ammo drop over at the cannery. So that there will be no mistakes, we'll light 3 signal fires on the beach. But don't you understand? If we light those fires, the whole German army will be down our neck. Well, we'll all die one way or another, but that's a small matter for headquarters. I didn't want to get our food supplies by sea because it'd take too long, so I made arrangements for a plane tonight. All right, nothing can hurt us now anyway. Station over here. Take all the men and disperse them around a defense position. Is that clear? Yes. Okay, take off. Portate subito le battaglie nel canale. How do you feel? It's all right. I'm feeling better. Okay, then I want you to take 2 of these men, go back over to these houses and set up signal fires for the planes tonight. I'll try to get something over to eat a little bit later on, okay? All right, okay. There you go.
two and two venire con me. Don't forget about that ammunition. Take okay, good don't worry. Good. Quella è casa Maddalena, vedi? Che troveremo da mangiare. Ciao, le qua Cingolani. Oh, avanti oh, Cingolani. Buonasera, buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera. Che novità che? Ieri tutti i tedeschi è venuti fin qua. Lascia chi cerca, vengo pure da nessuno. Padre, lo sapevi che mi ero gli americani nascosti? Sì, sì. Le tre giorni che non posso attaccare il fuoco perché i tedeschi vede il fumo. I gavedette dappertutto. E fuori ci danno la caccia forte. Gaurissi, niente da darmi da mangiare. Quel che gavemo, un poca de polenta. Potremmo cucinare dopo i sacchi. Sì, beh, no, fuori è uno, un bravo ragazzo, un americano. Forse c'è malo, eh? Ciamelo, ciamelo. Ho avuto il segnale di conferma per il lancio. Va bene. It's about time he's getting here. That's all I'm saying. That's him, all right. Cingolani, segnali. Ragazzi, tendi il fuoco. Bengala. Era il segnale. Via fuoco, via. Sforza il fuoco. Sforza il fuoco. Non vi accorto che siamo stati là. Damn, the Jerry's figured we were there. Cicolani, Cicolani. Ah? Voi tutti a pancirli. Aspettare là. Tutti a pancirli, ragazzi. Alle baracche. Occhi aperti, mi raccomando. Devo. Alan, Alan, come with me. Wow.
tanti ragazzi, gli apparecchi inglesi mitragliano scarrovari. Hey, that plane up there, it's on fire. It's falling. That crashed over there. Presto, andiamo, subito. Venite, subito! Get back to the house and tell the radio man to arrange for another drop tonight. Hello! Hello! Anybody get hurt? Are you all right? Yes, yes. Are you American? Yes, I'm an American. Who are these fellows? These fellows are Italian partisans. We're with the OSS. Where are the jetties? They're all over the place. Any chance to get up here? Not a chance. Not a chance to get out of here. Hi. Hey. Hello. Sicurani, che gli era chiedo i soldi? Sì, sì, chiedo i soldi. Però c'è inglesi, non americani. Meglio che niente. Gli è tutti fuori. Bisogna coprirli. Dai, forza. Oh, ne è ancora uno. Lei da fondo l'apparecchio, Cigolani? Sì, sì, ne da fondo. Da potesse sapere niente? Niente. Proprio niente? Niente, niente. How are you feeling now, all right? A bit wet, brother. Say, where were you fellas? Okay, bagnano. Hold it up, hold it up. You can't stay here. I'll try to get you some blankets and some warm clothes. You take care of that, will you? Blankets and oilskins and raincoats and whatnot. Not that prender here, didn't you? Get these boats ready. We better get out of here in a hurry. Tell you why we can't stay here. We had a plane come in for a food and ammo drop last night. But the Germans spotted us. We lost everything. We've got some fresh supplies in it. Not a thing. Not a thing. Everything went to sea. Got missiles. Just a missile. Let's go on these boats right away here. Where are we going? What are we going to do? If you give us some civvies, I'll get back on my own. You know if you get caught in civvies, you get shot, don't you? Well, that's better than staying in this place, isn't it? All right, then I'll send you over to Potsky's private army. You can stay over there if you don't like it here. What are all the Germans around this place? Oh, they're all... Presto ragazza, monendo, i tedeschi ne picchiano. Chi va là? Popski. Avanti, avanti. Who's that over there? Who are you, anyway? I'm Dale, OSS. I'm one of the Popski fans. The Germans are coming up the river now in a gunboat. Are you fixed for ammunition? Not much. I've only a couple of mags left. So it's better if we take off for the beach down there. On the sailors, you better stand up for defense. Okay, I'll come with you. Okay, let's go. Tedeschi, arriva sul po'. Ragazzi, dobbiamo sparpagliarci e raggiungere presto il scalo del palo in mare. Bravi, vieni, aspetti, ragazzi. Sempre nascosti, sempre nascosti. Via, andiamo a casa. Thank you.
Discute. Gambia. Do you want to have a drink? Carlos. Carlos. Have a little drink. It is cold. In my country, it's also colder. We have big stoves. I suppose you have them too. Pause it. In my country, most of the houses are made out of wood. They are warmer, but they burn. They burn easy. Do you think you can make me feel uneasy? We Germans are not afraid. Neither are we worried. The war we are fighting means life or death for us. We are building a new civilization to last 1,000 years. But to do that, it is necessary to destroy everything before it. The Germans will do it. We will keep our promise to the world at any cost, because this is our mission. What are you going to do with these partisans you got tied up like animals out here? No international law protects the partisans. They are not considered soldiers, they are just outlaws. What about the two San Marco men? They're from the regular Italian army. No, we don't recognize Badoglio's government. What are you going to do with them? I'm expecting orders of my headquarters. Per cosa Cigolani la sa copà e noi altri no? Ne coparà anche noi altri. Povera Giulia, perché moresti tu? Alta Schnauz. A casa mia non sapranno mai quello che mi è capitato. Ho pissato addosso come un